094374 WhatsApp 335-681-7888, sito internet www.centrodentalepalestro.it. Centro Dentale Palestro, noi ci prendiamo cura del tuo sorriso. La tua pubblicità su RCM 104. Una scelta vincente. Per un forte messaggio pubblicitario della tua azienda, chiama al 393-826-4084. Noi lo diremo a tutti. Eccoci qua, buon pomeriggio, anzi ormai possiamo dire anche già buonasera. Possiamo già dire buonasera. Infatti, assolutamente. E la cosa mi piace perché posso anche dare il benvenuto a Chiara Calati per la sua prima puntata ufficiale. È vero, benvenuti a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie ovviamente per questo appuntamento. No, grazie a te, non cominciamo da cercare di sgattaiolare. No, grazie a te, so che voglio dire, te ci tieni tanto. Sì, e a me fa piacere perché tutto quello che riguarda Magenta, e poi soprattutto anche perché sei una persona affabile, simpatica, e ci fa molto piacere stare in tua compagnia. Bene. Ho aderito davvero con grande piacere all'iniziativa proprio di poter parlare di Magenta in un certo modo. Tra l'altro parliamo di Magenta in un modo diverso oggi, vuoi per le vesti da sindaco, vuoi per il fatto che comunque sia veniamo fuori da una settimana piuttosto impegnativa. Sì, esatto, infatti. E adesso ne parliamo subito. Voglio solo salutare prima i nostri amici che ci stanno seguendo. Scusate un po' la stagione qua dietro, l'ho messo un po' sbagliato, ma adesso appena che Chiara prenderà il piede nel suo discorso io cercherò di rimetterlo a posto. Dicevo, volevo salutare tutti quanti sono assepati al sito internet www.rcm-104.com, per quelli che ci ascoltano nel canale audio. Invece per chi ci sta seguendo nella nostra web TV, che è sempre sullo stesso sito, sì, però nel canale diverso, quindi al secondo player, una buonasera, un abbraccio ancora a tutti voi. Assolutamente, abbiamo Chiara. Abbracciato e salutato tutti, benissimo, infatti. Chiara, dice, a te. A me? Allora, beh, settimana sicuramente importante per Magenta e non solo. Una delle cose più significative forse che si è aperta questa settimana è la lab vaccinale del centro Leoni, no? Sì, quindi sì. Dove avevamo fatto tutte le vaccinazioni antinfluenzali e tutta la campagna appunto vaccinale negli anni scorsi, quest'anno è diventato proprio hub vaccinale riconosciuto da Regione Lombardia. E ne avevamo parlato a luglio, quindi avevo preso i primi contatti con Regione e con l'associazione appunto dei medici che si occupa poi appunto della gestione di questo hub, quindi appunto a fine giugno, neanche luglio, ovviamente fine giugno, insomma, risalgono i primi contatti e proprio con la volontà che Magenta diventasse un hub vaccinale a tutti gli effetti. E infatti, insomma, un po' anche per i numeri, che non sono fortunatamente più quelli degli anni scorsi, Abbiate Grasso come hub vaccinale non riapre e invece apre appunto Magenta, per cui chiunque dovesse fare la quarta dose, ma anche le altre vaccinazioni, insomma, per chi non le avesse ancora fatte e volesse poi cominciare anche da capo il ciclo vaccinale, è possibile farlo presso l'hub vaccinale e prenotandosi sostanzialmente come per tutte le vaccinazioni sul portale di Regione Lombardia. Quindi esce Magenta tra gli hub disponibili appunto per le vaccinazioni nel portale di Regione Lombardia e ci si può tranquillamente prenotare. Quindi insomma, questo ovviamente appunto è stato aperto il 4, mi sembra, o il 3 pomeriggio, ecco il 4, che è ieri, sì, ieri giusto, e quindi insomma ovviamente
sorprendente vedere poi che si continua con quello che era stato iniziato e fortemente voluto. È chiaramente un grande piacere, e soprattutto perché è un servizio motivo d'orgoglio, sì, esatto, e soprattutto perché chiaramente è un servizio non solo per Magenta ma per tutto il territorio. Cara Chiara, cara Chiara, te lo dico molto cara Chiara, è bellissimo perché comunque sembra proprio un cara. Vabbè, comunque ci giochiamo un po' con i nomi. È stato anche, sei stato anche sindaco in un momento molto particolare. Sì. Credo forse unico il periodo in cui il periodo del Covid sicuramente è stato unico e speriamo che non ritorni. Appunto, più ma come al di là di chi ci sia come sindaco, io credo che ma proprio in generale, assolutamente è stato un periodo terribile da questo punto di vista. Credo terribile. Che non ci sia veramente motivo di dubitarne o quanto, però ecco quello che rimane, le iniziative alle quali tu comunque hai. È partecipato, perché questa cosa qua io non la ricordo, l'iniziativa estiva che avevate fatto in Piazza Mercato con la REU, l'unità mobile di queste vaccinazioni. Esatto, infatti questo era stato esatto un'iniziativa estiva, è vero, e poi insomma invece adesso c'è l'hub fisso, questo assolutamente, quindi è importante, e naturalmente tutte le persone fragili, i più anziani, insomma, chiaramente è importante che continuino a tenersi preservati dalla malattia, che vabbè, ricordiamo appunto ormai è arginata, ma non è finita, insomma, quindi non è che poi il Covid oggi sia sparito, no? Quindi oggi abbiamo anche dato la notizia. C'è tanto entusiasmo, insomma, hai detto bene. Però non è sparito, purtroppo appunto non è sparito, quindi bisogna sempre tenere buone pratiche, fare attenzione. Cioè, è vero che adesso per esempio dal 1 ottobre non sono più obbligatorie le mascherine neanche sui mezzi pubblici, rimangono all'interno degli ospedali. Oggi c'è il 39% più comunque di contagi. Esatto, infatti, quindi io per esempio ecco sui mezzi pubblici, sulla metropolitana non mi fido ancora, no? Cioè mi viene automatico quasi metterla, ma non appunto per una questione di fobia, perché assolutamente appunto non bisogna neanche esagerare con l'ansia, con la paura, e anzi assolutamente questo non va bene, però neanche sottovalutare il fatto che la malattia non esista, perché in realtà c'è ancora, neanche, e quindi insomma tutti i mezzi che abbiamo per poterci neanche preservare, neanche fargli sbruffoni, esatto. Quindi è chiaro, appunto, ripeto, io sono una delle prime che è finalmente libera della mascherina, però sui mezzi pubblici, qualora ci fossero proprio delle situazioni in cui è meglio invece preservarsi, ecco, credo che sia giusto farlo, insomma. Penso che sia proprio cosa buona e giusta farla. Ecco, una cosa infatti che ti volevo chiedere riguardo all'hub vaccinale, cosa che noi abbiamo già anche tra l'altro detto, poi lo sentiremo anche nelle ore 19 perché lasceremo un attimo lo spazio al radiogiornale, visto che siamo capitati proprio nell'informazione. Perfetto. Allora, ecco, poi commenteremo anche le notizie dell'informazione e quant'altro. Sì. Ma al di là di quello, Chiara, è bello comunque anche ripetere a chi è mirato questo hub, perché noi dalla notizia abbiamo letto la notizia nuda e cruda che ha riportato il sito del comune, certo, però ecco, è anche giusto dire chi sono queste persone alle quali diciamo si rivolge questo hub vaccinale, quali sono le persone più consigliabili di recarsi in questo centro? Beh, allora sicuramente si rivolge comunque a tutti, perché si può fare di nuovo dalla prima alla quarta dose, quindi ecco, è davvero per tutti, per cui da questo punto di vista, però è chiaro che per la quarta dose insomma si consigliano soprattutto le persone anziane, le persone fragili e con patologie, appunto, per cui quelle che da sempre sono le più esposte al rischio, quindi da questo punto di vista è chiaro che si insiste di più su anche una sensibilizzazione verso questa categoria di persone, insomma, ecco, in modo tale che davvero siano tutelate, insomma, anche non solo dal Covid, ma insomma poi anche dall'influenza, e quindi ecco adesso c'è questo nuovo vaccino, il nuovo vaccino, quello ad ampio spettro che copre praticamente tutto, e sarà disponibile, quindi si potrà fare sia uno che l'altro, esatto, anche la comodità del nuovo
esatto. Il nuovo centro vaccinale. Esatto, come modalità... al solito. Sì, no, vai, vai. No, no, domanda ci era... come al solito, no, scusami, anzi. No, come al solito, su prenotazione, appunto, poi si arriva, ci saranno i volontari che accompagneranno poi le persone alla fase di accettazione e che appunto saranno lì presenti per qualunque esigenza, quindi sempre diciamo attesa, insomma, quindi gli spazi sono organizzati proprio come sempre che ormai siamo abituati a vedere, come siamo stati abituati a vedere negli hub vaccinali, per cui sono quattro, se non erro, le postazioni, perché adesso io vado a memoria rispetto a quello che era stato concordato appunto a giugno. Pare fossero sette per cui... l'abbiate grasso quando c'era l'hub, ma anche di più credo sinceramente, sì? Però davvero non lo so, non mi ricordo, qui mi sembra che siano non so se quattro o tre, ecco, noi si stava ragionando su un massimo di quattro, quindi adesso onestamente appunto probabilmente il comunicato, giustamente il sito del comune darà anche tutte le informazioni tecniche del caso, però 3-4 postazioni dovrebbero essere, massimo 4 sicuramente. Come facciamo a prenotarci? Si va sul portale vaccinazioni dell'IATS Lombardia, come sempre, come per tutte le altre vaccinazioni. Io vedo un, tra l'altro, sempre dal sito del comune di Magenta, mm-hmm. che prontamente ha anche condiviso le modalità. Faccio un applauso a chi sì. ovviamente si occupa anche di questo. Cioè, clicca qui per accedere al portale di Regione Lombardia per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid. Esatto. Io, infatti, ho provato a cliccare e mi porta sulla pagina di Regione Lombardia. Ottimo. Prevenzione. Adesso non riesco a leggere perché è leggermente piccolo e quindi faccio comunque, un po' di comunque già direttamente dal sito appunto prenotazioni vaccini covid.regione.lombardia.it, questo penso che sia esatto, sì sì, è lui, lui ce l'abbiamo fatta, è lui è indiscutibilmente lui, cioè. Ce l'abbiamo fatta, quindi che ecco, tanto questo. Che si risente già solo la stringa del sito, vengono in mente milioni di ricordi davvero. sì quali sono, dicene uno. È uno, per esempio, quando questa piattaforma doveva ancora entrare in funzione, per cui insomma fare tutti i test, non si capisce poi dopo funziona, non funziona, arriva, non arriva, da disponibilità, non da disponibilità, insomma, quindi devo certo. dire che sono stati momenti, infatti, in cui anche perché poi sono cambiate anche un po' in evoluzione, no? Si è evoluta e quindi si è migliorata anche nel tempo, ricordiamo insomma i primi vaccini, poi dopo c'è stato un cambiamento anche di fornitore, insomma, quindi... non dei vaccini ma proprio della piattaforma, per cui insomma da questo punto di vista ecco ti corrono davanti agli occhi anche questo tipo di problematiche viste da questa parte, no? Per cui giustamente la gente voleva fare i vaccini e organizzare però al meglio la distribuzione e la somministrazione dei vaccini è stato veramente impegnativo, insomma, per cui davvero, cioè, chiaramente insomma si è fatto fronte a tutto e si è cercato di farlo al meglio, però molto impegnativo, e credo che la macchina regionale lombarda al di là di tante critiche che all'epoca sono state fatte, invece si sia mossa con molto impegno e molto bene, perché comunque Lombardia è una regione con il più alto numero di abitanti, quindi è anche normale che fosse la regione più sotto osservazione, forse anche più colpita da questo punto di vista, siamo tantissimi per cui rispetto alle altre regioni, no? Quindi la macchina organizzativa per far fronte ad un'emergenza del genere, al di là di quello che poteva succedere come errore, perché di fronte è una cosa che nessuno conosce, c'è sempre un margine di errore, nessuno è perfetto, soprattutto di fronte a quello che non si conosce, però la reazione è stata importante ed è stata comunque efficace. Credi che potevano far di più? Ma si può sempre fare di più, però bisogna conoscere quello con cui hai a che fare, per cui credo che invece con le conoscenze che si aveva ai tempi, insomma, si è fatto veramente tutto quello che si è ritenuto che era fosse possibile meglio, fare. Che era possibile che fosse anche meglio, insomma, in quel momento. Poi è chiaro che andando avanti anche la ricerca scientifica sul virus, eccetera, cioè ovvio che più si va avanti più si trovano soluzioni migliori, ma credo che in quel momento sia stata davvero la reazione più immediata e quella che si è ritenuta la più efficace, e comunque insomma i risultati li ha dati. Magenta come ha risposto secondo te? Oh, Magenta ha risposto molto bene, Magenta aveva risposto bene anche ai lockdown, nel senso chiaro che poi era partito anche quella caccia all'untore, no? Per cui chiunque persona si vedesse fuori era
era additata, per cui arrivavano chiamate, la polizia locale, purtroppo... è stato veramente difficile anche gestire quella reazione di stampo prettamente emotivo che comunque appunto si è avuta. Però è una città che ha reagito molto bene, tant'è vero che fino a che mi ricordo io, quindi fino a che li ho visti io, siamo arrivati ad un complessivo dall'inizio della pandemia fino a giugno del 2022 di circa 1500 case su 24.300 anime, insomma, per cui direi che è stata molto contenuta rispetto ad altre situazioni, insomma la città ha reagito bene. Senti me, che cosa ti ricordi più quando ripensi alla tua esperienza di sindaco? Del Covid, di sindaco Iede. Certo, a me piacerebbe... Di sindaco del... Sì, no, dimmi. A me piacerebbe sapere, no? Perché ogni tanto sicuramente vengono a me, non sono stato sindaco. Voglio dire, verranno a te, no? Giustamente, perché dici, io però, sindaco, ci sono stato. E quando si parla di Covid, qual è la prima immagine che ti viene in mente? La riunione di COC di Centro Operativo Comunale del 20 febbraio del 2020. Sì, perché lì eravamo lì, quindi tutte le unità, insomma, quindi dalla polizia locale a tutti i settori dell'ufficio alla protezione civile, in attesa di indicazioni di cosa mai avrebbe dovuto succedere. E la convocazione è arrivata proprio nel pomeriggio, mentre eravamo tutti riuniti appunto in centrale operativa comunale, del presidente Fontana, per cui tutti i sindaci sono stati chiamati al palazzo della regione, e da lì appunto c'è stata data l'indicazione chiudere tutto. E insomma, non è stato detto poi tornare indietro alle 8 di sera, perché siamo arrivati là, quindi ora che siamo tornati erano le 8, per cui dare l'indicazione a tutte le attività che non avrebbero riaperto il giorno dopo, che comunque, quindi ricordo gli volantini stampati al volo, credo, tutte le informazioni, la protezione civile in giro fino alle 11 di sera a cercare di raggiungere tutti gli esercizi, quindi quelli ovviamente bar e ristorazione, che erano ragazzi, sono stati i momenti no, soprattutto il mercato, perché poi noi eravamo quelli del lunedì mattina col mercato, perché era una domenica, quindi il mercato si fa o non si fa? Poi ricordo che per esempio qualcuno l'aveva fatto, tipo forse Rocela lo stesso giorno di Magenta, noi invece alla fine avevamo già preallertato i commercianti, quindi poi alla fine le telefonate alle 11 e mezza di sera con l'associazione giustamente dei commercianti e degli ambulanti per cercare di capire che cosa fare, quindi appunto in via precauzionale abbiamo comunque chiuso. E poi è stato un ordine di chiusura, perché quell'ordine di chiusura, il primissimo, era anche abbastanza non si capiva esattamente che chi potesse chiudere, chi non dovesse, allora i mercati erano considerati all'aperto, quindi appunto era davvero tutto. E poi per lo scarso preavviso, perché erano ormai le 8 di sera, addirittura vi dicevano le cose quando erano ancora già state decise prima, ve le dicevano all'ultimo momento. No, prima no, si diceva tutto dalla seduta stante, nel senso che magari anche retroattive, quindi, per cui mi ricordo, insomma, quella volta lì. Alla fine è stato veramente pesante. Io guardo ogni tanto, quindi quella domenica, mamma mia, pomeriggio, quindi l'inizio di tutto, più della testa, quella... l'inizio di tutto è veramente indimenticabile, assolutamente indimenticabile. Però anche devo dire, con una macchina anche Magenta che ha risposto molto bene, insomma, per cui guarda, io macchina ti dico, di aiuti, devo dire, di informazione, di aiuti. Sto guardando una, si è attivata subito una trasmissione su Sky di Zingland insieme a un attore che interpreta Boris Johnson. Che ne vogliamo dire? Io credo che l'Italia però sia stata una tra le più attive, tra le migliori, perché comunque loro quasi strafottendosene, scusate il termine, ma non trovo altro aggettivo per argomentare quanto voglio dire, sembrano quasi metterlo da parte, come fosse un cugino scomodo, però c'è. Invece noi siamo andati subito a prevenire, cercare, chiudere qua, là, su, giù, in Italia l'abbiamo, io l'ho visto dall'altra parte, sembrava quasi lo volessero un po' accantonare, perché avevano molta paura. Beh, hanno fatto delle scelte diverse sicuramente loro rispetto a noi, ma rispetto anche agli altri. Lo segui anche tu quella no cosa? Io a dire la verità non seguo mai nulla che riguardi il piccolo schermo. Nel senso, proprio non sopporto. Però vabbè, era proprio vero. In realtà, ecco, tra le varie arti che amo un po' tutte, devo dire, qua mi perdonino invece gli amanti del genere, tutto il non solo le serie TV, ma tutto il cinema, proprio a me non piace. Non piace. Io
non vado al cinema, non è una cosa che mi annoia tantissimo. C'è anche i film che adoro di più, in realtà io per metà giro, vado, esco, quindi preferisco poi rivederli quando li fanno, quelli musicali, perché voi. Giro, vado, esco, torno e poi torno per il finale, basta, cioè è proprio qualcosa che purtroppo non se non piace comunque il cinema non mi appassiona per niente. Senti, allora, poi parleremo anche dalle 19 in poi, parleremo anche della domenica con la grande domenica e della grande settimana, esatto, culturale e di celebrazioni. Possiamo dire un cataclisma, no? In positivo, finalmente. Sì, finalmente sì. Un'esplosione proprio, sì, di gente, di partecipazione, di voglia di stare insieme. Ragazzi, ma tu pur di stare attaccata a Magenta, sì, ti sei messa la divisa da protezione civile. Infatti è stata una domenica intensa anche da questo punto di vista, insomma. Ragazzi, davvero. Ha detto che amava Magenta, io non, cioè, voglio dire, ne ho sentita di gente ne ho sentita di gente che lo diceva, ma poi e francamente devo anche dire vedendo le foto che metteva, postava da agosto in avanti, ho detto ma sì, si sarà già dimenticata. Io ho detto figurati, a quelle altezze chi si ricorda di Magenta? È scesa, la prima cosa che ha fatto ci ha mandato un messaggio: guardate che io arrivo, esattamente, guardate che io arrivo, di me non vi liberate, così facevo. Però io ho detto ma sarà vero, vediamo. Alla fine, come ho cominciato a vederla nelle foto in divisa in protezione civile, ho detto caspita, però quella signora ha detto che la faceva e l'ha fatto. Sì. Io quello, quindi, che dico faccio, comunque quello sì, insomma, anche prima quello che dico faccio, insomma. Cosa ti dicono i magentini quando ti vedono in divisa? Mi dicono... Avrai già incrociato qualcuno. Sì. Beh, intanto c'è ancora un po' di... giustamente, insomma, viene forse ancora spontaneo chiamarmi sindaco, quindi sì, c'era tanta... Ma tu sarai sempre il sindaco di Magenta. C'era tanta gente, domenica mi diceva sindaco, sta bene con la divisa della protezione. Grande, grandissima. Poi no, in realtà invece è arrivato giustamente il sindaco. Eccolo lì che mancava, infatti. Intanto mancava. Parte anche lui. Poi è arrivato invece giustamente, insomma, il sindaco in carica, Luca Del Gobbo, con il giro istituzionale ufficiale in tutti gli stand delle associazioni, appunto lui presidente della parrocchia. La divisa è un po' diversa. La divisa è diversa, però è più pesante la sua. Tu che l'hai portata lo sai. Esatto. Quindi quella fascia che devo dire davvero ho cercato di portare sempre con grandissimo onore, con grandissimo rispetto, però ecco, sembra un attimo mettersela su, ma ha una pesantezza per tutto quello che si porta dietro, che è veramente... Secondo te te ne puoi accorgere dopo che l'hai portata o quando la porti? Nel mentre, quando la porti. Quando la porti ti accorgi subito. Senti proprio la pesantezza. Esatto, senti... E quando l'hai tolta e l'hai guardata e l'hai vista addosso a un altro, qual è stato il senso di responsabilità che hai avuto? Che hai provato? Qual è stato il primo senso che ti è venuto... Bocca al lupo. Buon lavoro. Buon lavoro in bocca al lupo e forza e coraggio, perché insomma comunque ce ne vuole tanto, esatto. Che Luca ha, per cui assolutamente, insomma, non è un problema per lui avere forza e coraggio. Però devo dire, credo, insomma, proprio. Devo dire che sì, la prima, insomma, e anche appunto sicuramente la coscienza di averla portata proprio con senso del dovere, con onore, con grande rispetto di quella fascia, per cui su quello non mi posso assolutamente biasimare. Cioè, quello ma è stato dall'inizio alla fine. Non lo possa fare nessuno questo. Dall'inizio alla fine, così, cioè l'ho proprio sentito tutto il valore di quella fascia. Quindi, insomma, che ripeto, non è banale, non è assolutamente banale. No, ci credo. Allora, senti, visto che comunque siamo un po' in anticipo sulla tabella di marcia, io voglio andare a prendere anche qualche notizia, no? Sì. Riguardo Magenta, perché sapete, noi quando... Se no parliamo Calati... prima in Santa Gianna e poi commentiamo dopo il TG. Ma guarda, allora facciamo in un attimo. Ma hanno detto che anche ieri era impossibile camminare per Magenta.
talmente c'era pieno di gente ieri sera. Ieri sera il concerto è stato molto bello, molto importante, e ovviamente un po' come San Martino d'Oro, no? Però il centenario di Santa Gianna, insomma, aveva lo stesso appunto lo stesso carattere, e con la sacralità in più appunto di questo centenario della santa. E quindi ovviamente personalità, insomma, presenti, c'era l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, quindi insomma, ovviamente dal punto di vista ecclesiastico e dal punto di vista proprio religioso, la massima autorità, insomma, era presente, quindi Monsignor Delpini. Poi c'era la famiglia appunto della santa, c'erano anche qui diversi sindaci, oltre naturalmente a Magenta Mesero, che hanno presenziato all'evento, perché è sentita appunto come un qualcosa di importante, non soltanto per le due città, ma ovviamente per il nostro paese, insomma, sicuramente per la Lombardia, insomma, ecco, per cui davvero tanta gente anche proprio di cittadini che hanno praticamente riempito la basilica, e un concerto strepitoso, mastodontico. Vabbè, qui grazie alla regia di Totem, la Tribù delle Arti, al suo presidente Antonella Piras, insomma, loro non sbagliano mai un colpo da questo punto di vista, e devo dire uno Stabat Mater, sì, proprio uno Stabat Mater così, cioè di quelli che resteranno impressi. Un grande volume di suono, 130 coristi, 70 elementi d'orchestra e 4 solisti. Madonna. Devo dire, bella esecuzione. Poi il direttore Lorenzo Passerini. Quanti erano allora? E 130 più 70, fai conto. Cioè, per cui insomma, 4 roba solisti e un direttore. Cioè, che tra l'altro ha diretto in modo molto, cioè, ti si accapponava la pelle. Sì, vabbè, poi allora grande emozione. Secondo me, anche a chi appunto non è avvezzo, diciamo, a determinati repertori, ieri davvero si accapponava la pelle, ma per questa massa di suono, cioè proprio sentivi la forza e la potenza della scrittura rossiniana messa proprio in queste grandissime interpretazioni corale, insomma, due cori, gli Amici dell'Uggione e l'altro coro, hanno sicuramente dato il massimo, solisti anche molto bravi, e quindi questa botta di suono, anche l'orchestra chiaramente, arriva proprio questa idea di grandiosità, certo. Ed è passata tutta, quindi probabilmente anche chi non conosce lo Stabat di Rossini, perché appunto magari ama la musica, ma non, giustamente non è un tecnico dei lavori, non è addentro, quindi è normale, no, che sia così. Ci sono tanti appassionati senza giustamente dover per forza essere tecnici del mestiere. Secondo me appunto tutti, anche chi non è appassionato, ieri ha ricevuto questa botta di incanto che ha creato questo Stabat. Per gli addetti ai lavori, sì, devo dire, un'esecuzione veramente magistrale, insomma. Passerini, il direttore, gli ha dato quella caratteristica che Rossini voleva nel comporlo, quindi è stato veramente bello. Sei stata sabato a Mesero? Sono stata sabato a Mesero, certo, sicuramente. E lì invece Bruno Casoni con il coro delle voci bianche della Scala, il grande maestro Bruno Casoni, chiaramente lì è sempre una garanzia di perfezione, devo dire, perché Bruno davvero non l'ho mai visto fare un qualcosa che fosse anche solo minimamente non all'altezza delle situazioni. È grandioso appunto Bruno Casoni, e i bambini del coro della Scala e le voci bianche sono ovviamente qualcosa di angelico, quindi anche a Mesero si respirava, ecco, a Mesero si volavano gli angeli, diciamo, c'era quest'area molto angelica. A Magenta c'era il grande... Beh, vabbè, ma Magenta, cioè, scusa, Mesero, anche perché ovviamente era la città natale, sì. Quindi c'era anche il ricordo, o perlomeno volerla ricordare un po' in modo... diciamo così. Beh no, però la santa è nata qua, è nata a Magenta, Magenta? Viveva in via Roma, esatto. A Mesero sostanzialmente ha esercitato la professione di medico. Sì, no, vabbè, io intendevo è nata nel senso professionalmente. Sì, oddio, se mi avessero anche detto che è nata a Mesero, e poi è sepolta a Mesero invece, quindi c'è. Vedi che c'era, esatto, qua. C'è comunque, so, quindi no, le due sapevo città sono... che era nata a Magenta, però francamente in questo momento non me lo ricordavo. Sì, 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 quindi c'è però tutta la sua vita professionale, quindi a Mesero, quindi insomma, ecco, giustamente, insomma, le due città sono chiaramente ben vicine in questa figura. Va bene, signori, sono le 19 quasi, manca un minuto, qui tra un po' mi parte la pubblicità, per cui noi direi di tornare a parlarne
dopo la pubblicità. Ovviamente c'è anche l'angolo del radiogiornale, questo oggi è veramente caruccio. Noi Ricco, ci bene, poi 10 minuti circa magari. E poi dopo noi commentiamo, ovviamente, che parla molto di Magenta, eh. Eh beh, insomma, questa settimana c'era tanto di Magenta, sì, in effetti. Eh sì, in effetti sì. Dai, rimanete lì, io torno con Chiara Calati tra poco, per cui mi raccomando, a dopo. RCM 104, Web Radio, la tua pubblicità. Ristorante Vacche Press. Ambiente unico e raffinato in pieno centro a Magenta. A disposizione per serate alternative. I tuoi eventi speciali ed anche per le tue cene e pranzi di lavoro, con menù a prezzo fisso. Ristorante Vacche Press. Lo trovi a Magenta in piazza Carlo Fontana 3. Telefono 02 099 69503. Cellulare 3939254611. Ristorante Vacche Press. Specialità pesce. RCM 104. Web Radio. La tua pubblicità. Dal preventivo allo studio, dalla realizzazione alla posa in opera in ogni parte del mondo, di salotti, cucine, mobili su misura, di alta qualità e moderno design. Tutto questo lo trovi solo da Pignoli Mario. Pignoli Mario, via Pietro Verri 35 a Corbetta, telefono 02 9727 2234, internet www.mp-mobilisumisura.com. Ricorda, Pignoli Mario, soluzioni di qualità dal 1980, è il tuo mondo del mobile a Corbetta. RCM 104, Web Radio, la tua pubblicità. Per un evento unico, per la tua occasione particolare, per il tuo regalo di classe, dillo con un gioiello. Passa da Gioielleria Piroli e Scuri. Gioielleria Piroli e Scuri, per i tuoi gioielli di alta classe. Gioielleria Piroli e Scuri, orologi delle migliori marche. Gioielleria Piroli e Scuri è anche riparazione gioielli ed orologi con laboratorio privato. Gioielleria Piroli e Scuri la trovi a Corbetta in via Verdi 11, telefono 02 9777 836, internet www.gioielleria-pirolieskuri.it. RCM 104, Web Radio, la tua pubblicità. Cambia le tue vecchie finestre con gli infissi Ognoplast. Le pagherai solo la metà. Cedendoci il tuo credito ecobonus concesso dallo Stato. Scopri come da Ridafa Serramenti. Ridafa Serramenti. La trovi a Robecco sul Naviglio in via Giovanni Pascoli 2B. Telefono 02 947 1771. Sito www.ridafa.it. Offerta subordinata all'accettazione da parte del cessionario finale del credito. Le condizioni dettagliate dell'offerta sono riportate nell'apposito modulo disponibile presso il rivenditore. Con il decreto del governo Sostegni Bis, ritornano gli aiuti per chi vuole avvalersi della pubblicità in radio. Per tutto il 2021 ed il 2022, se investi in pubblicità, ti verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati, di qualsiasi importo sia. In pratica, i tuoi spot ti costeranno la metà. Possono accedere all'agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Le domande per il 2021 vanno presentate entro settembre. Contatta questa emittente o il tuo consulente fiscale. Questa campagna è voluta dal portale consulenzaradiofonica.com a favore di tutte le radio italiane. Torna su RCM 104, Notte di Note. Gianluca Elvis ed il programma degli Aforisma vi aspettano il lunedì ed il giovedì dalle 22 alla mezzanotte con la musica senza tempo, accompagnata da meravigliosi aforismi notturni. Notte di Note, su RCM 104. Scarica gratis le tue app dagli store dei tuoi apparati. Oppure puoi ascoltarci dal sito internet www.rcm-104.com. RCM 104, la tua piccola, ma grande radio. Va ora in onda 104 News, quotidiano di informazione, programma a cura di RCM 104 Radio Web. Yeah.
subito alle notizie. Fratelli d'Italia Meloni. Giorgia Meloni è arrivata nella sede del partito per la riunione dell'esecutivo. La leader dei Fratelli d'Italia è arrivata nella sede del partito a Roma. Roma, redazione ANSA, 5 di ottobre. A Roma la riunione dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia nella sede del partito in via della Scrofa. Oltre alla presidente Giorgia Meloni arrivata in macchina, sono entrati a piedi tra gli altri Andrea Del Massero, Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Tommaso Foti ed i capigruppo parlamentari Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Nella prossima notizia c'è il via libera dell'Unione Europea alle nuove sanzioni e c'è anche il price cap al petrolio, accordo in mattinata, riunione rappresentanti dei 27. Redazione ANSA, Bruxelles, 5 di ottobre, accordo tra i 27 sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, incluso il price cap al petrolio. Il via libera, quanto si apprende, è arrivato in mattinata nel corso del COREPER per la riunione dei rappresentanti dei paesi membri. La formalizzazione dell'approvazione dell'ottavo pacchetto arriverà per procedura scritta. Notizie dall'Europa. Von der Leyen dice: pronti a price cap sul gas per elettricità. I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell'elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull'elettricità ovunque in Europa. Strasburgo: i prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell'elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull'elettricità. Elettricità ovunque in Europa. Per questo motivo, ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell'elettricità. Putin firma leggi che annettono le quattro regioni ucraine. Confini determinati il giorno della formazione ed accettazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato le quattro leggi che ratificano l'annessione alla Federazione Russa delle regioni ucraine occupate di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Questo a riportarlo è la TASS. Parliamo di gas, parliamo di Eni, ripresi i flussi dalla Russia all'Italia, superati i vincoli. Gazprom dice: trovata soluzione per la ripresa dei flussi attraverso l'Austria. Milano, redazione ANSA, 5 di ottobre. Sono ripresi oggi i flussi di gas approvvigionati da Gazprom all'Italia e la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni, delle parti coinvolte, dei vincoli che derivano della nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache. A comunicarlo è l'Eni. Le forniture erano state interrotte lo scorso 1 ottobre per la dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l'Austria, cosa motivata da Gazprom. Chiudiamo le notizie dal mondo con una notizia di Covid. Fiaso: aumentano i ricoveri, più 39% in una settimana. Repentina inversione di tendenza, soprattutto anziani. Risale la curva dei ricoveri da Covid-19 e tornano ad occuparsi i posti letto negli ospedali. In una settimana il numero dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, è salito infatti del 39,7%. Sono soprattutto anziani non vaccinati o senza la quarta dose. Apriamo con le notizie a carattere locale. Aperto l'hub vaccinale di Magenta. Magenta 4 ottobre ha aperto oggi la nuova sede di hub vaccinale tra quelle presenti in tutta la regione. La giunta comunale nelle scorse settimane ha infatti approvato la convenzione tra il comune di Magenta e la cooperativa ML, iniziativa medica lombarda, per l'utilizzo temporaneo del salone polifunzionale dottor Mario Leone di Piazza Mercato. Vaccinarsi è importante, se stiamo tornando a una certa normalità lo dobbiamo proprio alle vaccinazioni. In questo momento nell'hub magentino ci si può vaccinare contro il SARS-CoV-2 dalla prima alla quarta dose e sarà anche disponibile
disponibile il nuovo tipo di vaccino prenotandosi sulla piattaforma di Regione Lombardia che ormai conosciamo e scegliendo la sede di Magenta. Stiamo lavorando con ATS alla possibilità che l'hub possa anche essere usato come centro per la somministrazione di vaccino anti-influenzale. Inoltre speriamo non sia così, ma nel caso la situazione complessiva dei contagi dovesse peggiorare come è successo lo scorso inverno, l'hub potrebbe presto diventare anche un punto tamponi. A spiegarlo il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, che tra l'altro ha portato i saluti oggi pomeriggio agli operatori e dai primi utenti. Notizia del 4 di ottobre, pomeriggio musicale a Magenta in Piazza Formenti per celebrare Santa Gianna con volti noti e giovani di talento. Una bellissima atmosfera oggi pomeriggio 4 di ottobre in Piazza Formenti a Magenta per una serie di eventi musicali dedicati ai 100 anni dalla nascita di Santa Gianna. Un pomeriggio organizzato dall'associazione Santa Gianna Beretta Molla con il patrocinio del comune Magenta che ha visto la partecipazione di personaggi di grande livello e giovanissimi da grande talento. E concludiamo la nostra tornata stampa con una notizia piuttosto insolita. TIR blocca il ponte del Naviglio, questo succede a Cassinetta di Lugagnano, un mastodontico TIR tra le piccole vie di Cassinetta. Uno strano mezzo circolava oggi tra le vie appunto di Cassinetta, segui il navigatore e ti trovi dove non dovresti essere. Un TIR bloccato al ponte di Cassinetta di Lugagnano, chissà quante volte è successo a tutti coloro che seguono i navigatori. Uno strano mezzo, si diceva, circolava oggi tra le vie di Cassinetta e questo l'insolito inconveniente è capitato oggi pomeriggio verso le 15, quando un mastodontico TIR è rimasto bloccato sul ponte del piccolo borgo del Milanese. Inevitabili disagi sulla circolazione che è poi tornata alla normalità dopo la complicata manovra per divincolarsi da una situazione veramente difficile per tutte le dimensioni del mezzo. Ad aiutare l'autista straniero gli uomini dei carabinieri e della polizia locale di Cassinetta. Risultato, oltre al traffico bloccato ritornato alla normalità dopo le ore 16, qualche danno fortunatamente lieve però allo splendido ponte sul Naviglio. Un malore ha costretto Dodi Battaglia, ex, può interrompere il concerto che stava tenendo a Piazza Maggiore a Bologna, dove ha chiuso il suo inno alla musica Tour 2022, nel giorno in cui la città festeggiava suo patrono San Petronio. E Radio Bruno può stare su Facebook un video in cui si vede il cantante musicista sul palco attorniato da persone che ne controllano lo stato di salute. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, nulla di grave. Anche nelle scorse settimane Dodi era stato costretto a interrompere un altro concerto e un ricovero forzato in Puglia. In quell'occasione aveva detto: vi ringrazio per la vostra comprensione, del vostro affetto e vi do appuntamento la prossima volta quando sarò un attimino più tonico, ma mi dicono che è il momento di lasciar stare. Grazie, vi voglio bene a voi e voglio bene a Bologna, la città della musica, cosa che io dico sempre, ha concluso. Una scossa di terremoto avvertita nell'entroterra genovese ha allarmato la popolazione. La magnitudo rilevata è stata di 3.5 gradi della scala Richter, con epicentro al confine tra Bargagli e Davagna. Sono state 115 le chiamate arrivate al 112 in un'ora a partire dalle 23.41. Non si registrano fortunatamente feriti, ha spiegato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e per quanto riguarda i danni sono state segnalate alcune crepe agli edifici. Siamo in costante contatto con la protezione civile mentre sono in corso i sopralluoghi a Lumarzo, Torriglia e Bargagli. A Davagna è stato riscontrato un distacco di intonaco dal plesso scolastico locale, sono quindi in atto ulteriori verifiche, ma la scuola stamani è regolarmente aperta. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Il Radio Giornale 104 News va in onda tutti i giorni ai seguenti orari: 24, 7, 10, 13, 16, 19, 21 e 30. Tutti i giorni tranne la domenica. A tutti voi auguriamo un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra emittente. Disco Legend, the best hits of all time on RCM 104 Web Radio and TV. Every Friday evening,
from 10 p.m. to midnight, Italian time. Disco Legend, i migliori successi di tutti i tempi su RCM 104 Web Radio TV. Tutti i venerdì sera, con Gianluca Elvis, dalle 22 alla mezzanotte. Buon divertimento! Chiara, anche tu dovresti fare un po' così, fare un po' di pubblicità per noi, perché comunque siamo in evoluzione. Bravi, no, scherzi, bravi, a parte, assolutamente. Scherzi a parte, mm-hmm. Bentornati, siamo nella seconda parte con insieme a Chiara Calati, ancora grazie per averci supportato e sopportato anche, insomma. Non è da tutti. No, assolutamente, ma figuriamoci, anzi. Sapevi del terremoto di Genova? No, a dire la verità l'ho sentito adesso, quindi insomma, beh, cioè, comunque l'Italia è un paese a rischio sismico non indifferente, insomma. Poi sono fresca di corso della Protezione Civile, quindi ho in mente la mappa, insomma. Per quello te l'ho chiesto. E devo dire che, insomma, obiettivamente questo, il rischio idrogeologico, quindi insomma, sono sempre più evidenti, più frequenti purtroppo in questi ultimi anni, quindi insomma, prepararsi poi all'emergenza è doveroso. Capire, ma quindi se venisse una scossa di quelle giuste, tu sei pronto a partire? Allora, proprio prontissima, credo che ci sia ancora, cioè, un corso di specializzazione, comunque, proprio sulle... Come si dice quando sei... Sono arruolato, sono operativa, assolutamente. Operativa, quindi ecco, sì, questo. Sì, per quello sì. Però è chiaro che non ho ancora fatto esercitazioni specifiche su quel tipo di emergenze, quindi poi ovviamente si fanno esercitazioni sull'idrogeologico, sul sismico, sull'antincendio boschivo, insomma su quello che può servire per ogni poi settore ha la sua specialità. Però insomma indubbiamente sì, pronti a partire, sì, per qualunque tipo di esigenza possa esserci, perché poi c'è anche supporto alla popolazione, c'è tutto, insomma, quindi adesso qui è tutto molto circoscritto, per fortuna. Comunque tutto, però, l'iter che serve ad ogni volontario. Sì, è assolutamente, perché comunque ho fatto la prima esercitazione sul rischio idrogeologico e devo dire che insomma è molto stimolante, è proprio l'idea di poter essere davvero d'aiuto in emergenza. Sì, esatto, insomma, quindi indubbiamente sì. Allora, parliamo dell'associazione in piazza, dai. Che... Sì, allora, prima di parlare dell'associazione in piazza, però volevo commentare il tir fermo sul Bairate, perché qui è un po'... Dobbiamo levarci un sassolino, dimmelo chiaro. Dobbiamo levarci un sassolino. No, è un assist in realtà, perché sappiamo benissimo che il Bairate insieme a Cassinetto è uno dei comuni che ha sempre voluto fermare. Non capita solo, non capitava, che a Magenta ogni tanto capitava che magari facesse... Lì, ragazzi, infatti io ho letto anche la notizia... È il navigatore che lo ha portato quel punto. Ma succedeva ma anche se a Magenta. Ci fosse una Vigevano Malpensa, per esempio, cioè il navigatore riporterebbe sulla Vigevano Malpensa. Cioè, quindi allora io adesso faccio un ne po' di politica, certa? Perché comunque, insomma, beh, sono di solito cioè i tir poi scelgono le strade, quelle che sono più ad alta percorrenza. Vero, quindi onestamente, appunto, qui faccio un po' la parte politica, insomma, di quella che è stata un sindaco del SI e di quella che politicamente sosterrà sempre la realizzazione della Vigevano Malpensa, mentre appunto sappiamo benissimo che Cassinetto e il Bairate erano i comuni assolutamente contrari e sempre contrari all'opera. E poi però, insomma, queste cose alla fine succedono, vabbè, e può essere anche indipendente, ma è ovvio che quella sia un'infrastruttura che serve per snellire tutto il traffico, per alleggerire il ponte di Robecco, che ovviamente non ne può più venendo verso di noi. La famosa variante di Ponte Nuovo per alleggerire il traffico della frazione Ponte Nuovo è fondamentale, quindi quest'opera, che ne dicano, è un'opera che serve, che a mio avviso andava conclusa quando è stato concluso il primo tratto e quindi sarebbe stato già tutto molto più fluido. Adesso mi auguro che con il nuovo governo, insomma, che ovviamente è a maggioranza compatta e che ha dei numeri di un certo tipo, si possa finalmente arrivare alla realizzazione di quest'opera, che ha avuto un iter travagliatissimo e peraltro appunto con un blocco rispetto appunto ad alcuni aspetti tecnici
che ne hanno rallentato ulteriormente l'esecuzione, ma poi era chiara la volontà politica, insomma, di non farla. Adesso vedremo cosa succede. Io resterò appunto a fianco di questi territori, quindi da Vigevano a Bietegrasso, Ozero, mi ricordo i famosi sindaci del sì, insomma, facevamo, certo, un po', abbiamo fatto tantissime riunioni, quindi con prima Andrea, tutti e due Andrea, perché prima erano Andrea Andrea Sala e poi Andrea Ceffa, okay, ad Avigevano, e poi naturalmente Nai ad Abbiategrasso, c'era Nai, e poi c'è Guglielmo Villani per Ozero, la fortunata Barni per Robecco, io per Magenta. Insomma, siamo sempre stati chiaramente i sindaci che hanno lottato perché questa infrastruttura andasse, chiaro, avanti, e quindi questo io resterò ovviamente sempre nell'azione politica al fianco della realizzazione di quest'opera, perché diventa davvero è fondamentale per le imprese, lo chiedevano le imprese. Ottimista? Perché, ma insomma, adesso che è cambiato tutto, diciamo speranzosa, ecco, cioè forse si riaccende la speranza che prima francamente stava un attimo così morendo, affievolendosi. Esatto, guarda, io infatti mi rifaccio ad un tratto che prima non c'era, ed era quello che collegava Arona con Gravellona Toce, mm-hmm, no? Il tratto autostradale ricavato con tunnel e quant'altro. Certo. E ragazzi, quando poi è arrivata questa bretella che da Arona, ripeto, congiungeva la strada statale del Sempione, dalle parti di Piedimulera, su di là, e beh ragazzi, lì e poi è cambiato, sì, tutto. Sì. Vabbè, ma basta pensare al primo tratto, appunto, della Vigevano Malpensa, la cosiddetta Buffalora Malpensa, cioè prima c'è polemiche anche lì, discussioni a non finire, che non si voleva questa strada. Adesso di a tutti i paesi che sono sulla via di Malpensa di toglierla, cioè sono felicissimi. Ovviamente il traffico all'interno dei paesi non esiste quasi più, si è alleggerito tantissimo, si arriva a Malpensa al Terminal 1 in un quarto d'ora da Inver 1, quindi in 20 minuti, 25 da Magenta, insomma, per cui devo dire che è una strada che poi alla fine tutti hanno accolto più che bene, e ripeto, andava probabilmente finita all'epoca, insomma, non si è voluto per volontà politica, naturalmente. Adesso speriamo che tu si dici riprenda. Non si è voluta per sì, sicuramente, insomma, c'era la giunta di Giuliana Labria allora, con visioni completamente diverse rispetto alle nostre, quindi sì, rispettabili, sì, ovviamente, però è chiaro che non c'è stato modo poi di continuare, di finire, e questo insomma porta al fatto che siamo ancora qui e chissà per quanto ne avremo ancora, insomma, sperando però che questa... passavi per la strada la provinciale, no? Esatto, 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 infatti. La strada provinciale 11, diciamocela così, almeno tutti sappiamo di cosa parliamo, e c'erano tutte queste coperte, lenzuola fuori, no TAV, sì, no tangenziale. Però dall'altra parte cosa puoi fare? No, cioè, no, adesso invece appunto adesso la amano tutti quella che c'è, e quindi insomma speriamo davvero di poter ripetere. Ti ricordi poi quando mm-hmm, tu eri sindaco praticamente, mm-hmm, hanno fatto quella sollevata popolare con il semaforo di Robecco, l'avevano spento e c'era, certo, tutta questa coda, questa... Eh sì, perché alla fine, cioè, per cercare di dare proprio un segnale, per far capire che cosa succede appunto se spegni, se cioè lì appunto, se metti un semaforo, se lo togli, se no, insomma, è chiaro che non si può più passare da lì, però siamo ancora appunto fermi. Adesso, ripeto, vedremo con il nuovo governo insediato se anche qui ci sarà uno sviluppo, insomma, in modo tale che le aziende possano insediarsi, insomma, perché è chiaro che l'economia non riparte se non c'è modo di arrivarci, cioè nessuno andrà ad impiantare un'azienda dove non ci si può arrivare, o ci si mettono secoli per arrivarci, per cui fondamentalmente, insomma, è un'opera che resta fondamentale. Io sono convinta della necessità di quest'opera, fortemente convinta. Mi rifaccio a quello che ti avevo detto, mm-hmm, prima, cioè al fatto che parlavo con le aziende, io andavo fino a Gravellona Toce, mm-hmm, scusa, fino quasi a San Pellegrino, mm-hmm, per cui passavo per la statale, certo, 33, avevo clienti anche dalle parti di Macugnaga, mm-hmm, per cui voglio dire, arrivavo fin là e parlando con loro, aziende di Piedimulera, che mi dicevano, beh, prima vedevamo un rappresentante ogni due o tre giorni, adesso ogni ora ce n'è uno.
Questo è il segno della, della... Infatti, per cui insomma, vedremo comunque. Molto meno smog nelle città. Esatto, infatti. Più vivibile. Più qualità della vita. Più qualità della esatto, vita. Infatti. Quindi, insomma, adesso vedremo come proseguirà e ripartiremo con slancio. E comunque poi io noi sarò abbiamo al fianco Chiara Calati. Della battaglia con... Noi abbiamo Chiara Calati, le notizie ce le dà di prima mano. Quelle che posso, sì, ovviamente. Dai, insomma, dai, io già mi frego le mani. Allora, sindaco, poi torniamo e volevi parlare qua, sì, sindaco emerito, mi allora, raccomando, ecco, no, ecco, al massimo sindaco ex sindaco, come ma no, per me non sei mai un ex. Però tecnicamente sono un ex, emerito, quindi come, emerito, come vuoi, va bene. Okay, sindaco emerito, ricordiamo il sindaco è ci mancherebbe Luca, altro. Assolutamente. Gli facciamo anche un applauso a Luca, ma veramente di stima. Sì, assolutamente. Ci mancherebbe, non è che io volessi assolutamente, per me lei... Luca, lei è il mio sindaco. Mi dispiace. Ma lui è il sindaco di Magenta. Sì, ma ho una preferenza per lei. Poi lui mi capirà. Lui mi capirà. Allora, niente. Senti, scusa, Chiara. Si fa naturalmente per ridere. Sì, esatto. Abbiamo messo. Ogni tanto si butta in cacciara. Assolutamente sì. Con me poi lo sai. Parliamo un attimo. Okay. Parliamo un attimo della festa delle associazioni. Sì, no, dicevo appunto. Già prima ne stavamo un po' accennando. Ti aspettavi una Magenta così? Francamente sì, perché conoscendo ormai Magenta come si muove, come partecipa agli eventi quando ci sono, sì, mi aspettavo che la gente avesse voglia di uscire, che le associazioni avessero voglia di tornare insieme in piazza, perché poi vedere ognuno col suo stand, ma ognuno al servizio della città per la sua competenza, ti ha è qualcosa di unico. Questa... Sì, no, bello, cioè, quindi poi per carità, bello vederne così tanta, quindi è un po' sempre inaspettato vederne tanta, però sotto, conoscendo ormai Magenta, i magentini, sì, io speravo che fosse così e infatti è stata così, insomma, perché tanta la gente, ma proprio tanta voglia di chiacchierare, di rivedersi, di stare insieme, di far vedere appunto coi propri volantini, con le proprie spiegazioni, le attività che un'associazione fa, insomma, poi tra associazioni che ci si conosce un po' tutti, salutarsi, riabbracciarsi che non si poteva più fare. C'era anche Chiara Calati con la divisa della protezione esatto civile. Sì, c'ero anch'io, infatti, però ecco, ripeto, comunque bello, sì, bello, so, proprio significativo. Ecco, si sa che sono circa quasi 200, sì. O sono già 200? Cioè, no, sono, sì, no, sono già numero vicino. Ci siamo, è numero vicinissimo, sì, ma poi, vabbè, insomma, ci sono quelle più attive, quelle meno attive, ma sono iscritte al registro delle associazioni, più o meno la cifra è quella. Ecco, infatti qua ci sono vari video che appunto vedono il sindaco Luca Del Gobbo insieme al parroco Don Giuseppe Marinoni, insomma, e al presidentissimo Pietro Pierrettori della Proloco. Ecco, che io ho organizza avuto modo di anche fatto insieme al comune la festa dell'associazione. Lui ho avuto l'anima. Anche modo di chiedergli, fare una domanda così, diciamo, vis-à-vis molto molto tra virgolette confidenziale, gli ho chiesto se si aspettava una cosa del genere. Lui mi ha detto francamente no. Una gioia indescrivibile. No, allora io sono d'accordo con lui da un certo punto di vista, cioè sulla gioia indescrivibile. Dall'altro invece, ecco, forse questi due anni di Covid hanno un po' spento gli entusiasmi rispetto alla possibilità di continuare con le realtà associative, perché appunto ognuno chiuso in casa, eccetera. E invece secondo me, cioè, forse perché appunto ho visto come hanno reagito alcuni mondi, c'è la voglia invece di dire ok, adesso ci stiamo, ripartiamo alla grande, c'è ed è tanta, soprattutto appunto per le associazioni che sono un po' l'anima e il fermento. Poi lui aveva evidenziato molto bene, molto profondamente secondo me, la crisi del generazionale del volontariato, quindi sono tutte persone più adulte, no? E quindi i giovani fanno fatica ad avvicinarsi al volontariato, salvo per quelle associazioni in protezione civile. Noi ne abbiamo anche di bravi, Croce Bianca ha una marea di giovani, quindi applauso e onore alla Croce Bianca, assolutamente. Però anche è anche vero che tante,
tante altre associazioni, c'è davvero questa fatica, no, di ricambio generazionale, di far entrare giovani che siano disposti davvero a mettersi a disposizione degli altri. Questo, e quindi forse lui vede molto questa cosa, quindi in prospettiva, insomma, per cui probabilmente seminato per il futuro. Esatto, questa partecipazione, insomma, chiaramente è stata entusiasmante per tutti, insomma, però io sono più ottimista come al solito, e credo che, e invece me l'aspettavo, perché la gente proprio ha voglia di riuscire, ha voglia di restare insieme, le associazioni hanno voglia proprio di tornare a contatto con la gente, perché quello che è mancato è stato il contatto con la gente, quindi insomma quello è fondamentale. Ecco, secondo te per quale motivo c'è un po' meno di come dicevi tu prima, praticamente c'è un po' meno attenzione da parte dei giovani verso le associazioni? Cioè, tu pensi che sia stato un problema derivato dal Covid? Allora, in parte sicuramente sì, perché sulle giovani generazioni credo che il Covid abbia avuto davvero un'incidenza molto negativa e molto problematica, insomma l'avevamo visto anche parlando con SST, con ATS, quindi con chi si occupa della salute, insomma purtroppo i gesti di autolesionismo piuttosto problematiche depressive forti di soggetti sempre più giovani sono aumentate tanto a causa del Covid, quindi sicuramente il Covid ha dato un ulteriore stop. Però credo che forse, diciamo, l'era dei social e del digitale, dove tutti diventano famosi sul digitale, porti magari i ragazzi a pensare di più di poter appunto accalappiare follower invece che mettersi a disposizione degli altri, e invece credo che sia fondamentale coinvolgerli, perché poi secondo me quando vedi la carica e l'entusiasmo che ti dà quando una persona ti dice grazie perché l'hai aiutata in qualche cosa, quando riesci veramente ad essere servizio di qualcuno, credo che sia impagabile rispetto ad un like in più, per cui da questo punto di vista credo che coinvolgerli sia fondamentale, però dubbiamente le due cose insieme fanno allontanare un po' i giovani dall'associazionismo, anche tranne perché... i ragazzi di Magenta. Adesso faccio un applauso anche ai ragazzi di Magenta, che invece ovviamente c'erano in piazza, che sono un bellissimo gruppo, sono tanti e sono attivi, hanno voglia di fare, sono sempre presenti, sempre a disposizione, quindi insomma non tutto è perduto. Ecco, quando vedo loro mi viene da dire non tutto è perduto, perché ne vedi alcune che io vanno. Ho stoppato la pubblicità perché te lo devo ai... Sì, oh, scusami, vai. L'ho stoppata perché, anche perché poi vabbè ti do quei facciamo questi 10 minuti che facciamo questi 10 secondi okay. No, ma anche perché comunque è giusto parlarne di queste cose. Io credo che Magenta, come tutti gli altri paesi che hanno subito i lockdown, insomma avrebbero potuto fare ben poco se non ci fossero state le associazioni. No, infatti niente. E di questo sono sicuro. Assolutamente. Perché io mi ricordo le associazioni che prendevano addirittura le liste della spesa, mandavano candidato. Ma infatti di tutta la rete di assistenza che noi abbiamo costruito, i volontari che hanno collaborato con noi, appunto, quindi direttamente formati poi dal comune, eccetera, cioè in la maggior parte veniva dalle associazioni, quindi era già gente abituata come forma mentis, certo, appunto, a poter mettersi. Io credo che invece i giovani da questi dovrebbero prendere esempio, cioè senza il vero supporto, finalmente siamo noi stessi che siamo di utilità pubblica. Sì, certo. Qui non c'è più nessuno l'avessi fatto io quello l'avrei fatto meglio. Qui davvero c'è soltanto di tuo da metterci. Esatto, infatti. E quindi infatti, se non ci sei te non c'è nessuno. Io dovremmo dire, ragazzi, allora a questo punto diamoci una mano, andate a scegliervi un momentino, ritagliarvi anche un po', perché no? Possiamo anche dirlo, il vostro spazio di gloria, perché comunque gratificazione a livello personale, momento stesso in cui tu hai aiutato qualcuno, io credo che sì quello indubbiamente, però dipende da cosa si intende per gratificazione, appunto, perché quella è una grande gratificazione umana, però sicuramente ci vuole fatica, meno fatica sicuramente è fare un video su TikTok che spacca, insomma, ecco, per cui diciamo è una generazione da coltivare in alcuni aspetti, ma sono due sensi diversi però però appunto purtroppo le giovanissime, soprattutto generazioni, per loro il riconoscimento è quello.
Ed è, se vuoi, da un certo punto di vista, cioè dal mio punto di vista, sicuramente riduttivo, sicuramente insomma si perdono tanto, però insomma sono pieni, no, i giornali di cronache di gente che aspira a fare l'influencer a tutti i costi e sembra che essere influencer se sia il futuro del mondo. Ecco, spero che poi ti trovi, spero che due, si vada in controtendenza fra un po', quando poi perché ti trovi con un duo di picche in mano e non è comunque concluso nulla, beh, forse è meglio era salvare quel povero Cristo che magari aveva più bisogno di te in quel momento. Infatti quindi vabbè, insomma, tutta la rete, poi c'erano veramente tutte, dalle croce bianca e croce azzurra, le reti di carità, non di Strupane, l'ambulatorio, ma anche English Club, le associazioni culturali, vuol dire, sì, che mettono a disposizione la conoscenza dei madrelingua inglese comunque per, sì, vero, vero. Anche per la formazione, quindi c'è davvero Totem, ovviamente c'era Music Factory, insomma c'era veramente tutto il panorama, e ti dà l'idea che se uno vuole appunto fare qualcosa di vita reale ne ha fin quanto ne vuole, quindi insomma io consiglio, certo, a tutti di guardare il panorama associativo e davvero provare a buttarsi, perché poi si sta meglio, secondo me è qualcosa che fa stare utile, meglio essere utile alla gente, specialmente quando si salvano delle situazioni, non dico che salvano vite, ma magari sì, anche quelle, anche appunto senza arrivare magari alle associazioni quelle che salvano vite, appunto, ok, che, però no? Anche quelle sostanzialmente che divulgano cultura, che divulgano anche la pratica di diciamo del benessere, quindi della vita attiva, cioè, stavo pensando a Leonardo in bici, no? Aveva un bellissimo, certo, stand, e loro fanno giri ovunque, e sono anche persone di una certa età, quella la che stessa ho visto Quercia, io. Che comunque la Quercia sulle disabilità, quindi insomma veramente, però ecco, c'è molto proprio per stare insieme, certo, in città, e io credo che sia una cosa bellissima e che sempre più gente dovrebbe avvicinarsi al mondo associativo. Quindi in questo senso siamo un po' ottimisti, dai. Sì, voglio esserlo, dai, voglio esserlo, sta. Anche perché adesso è un periodo in cui insomma c'è la guerra, la crisi, c'è tutto molto pesante, non so, c'è un solo modo in cui provare ad alleggerirsi un po' e stare insieme per un bel fine che faccia star bene, insomma, che sia aiutare gli altri, che sia condividere una passione, tipo la bici, che sia divulgare cultura, cioè fa star bene, quindi c'è bisogno di quello, secondo me. Dobbiamo e con questo altro? Possiamo salutarci, no? Okay. Perché vedo che il tempo anche va bene, è giustamente tiranno, te l'ho data giusto però 10 minuti di più, non, perché c'era, esatto, non c'era il radiogiornale, per cui non possiamo, però ovviamente no, certo, ragioni sponsorizzabili, diciamo così, ma poi il radiogiornale è uno spunto anche giustamente per commentare, per, certo, parlare del nostro territorio, quindi infatti ci vuoi. Parlato, l'hai sentito, esatto, anche te, quindi infatti, ovviamente infatti. E bene, mercoledì solito posto, solita ora. Questo solita, è tutto, solita radio. Andate a cercare il video, il nostro video che comunque abbiamo realizzato nel pomeriggio di oggi insieme a Chiara Calati, questo che è il video che avete praticamente seguito, e dalla pagina internet per quel che riguarda la web tv, e dal sito invece e dal canale audio, quindi andatevelo a cercare, perché comunque avete anche la parte video YouTube, la pagina di RCM 104. Chiara, oh yeah. Il punto di Chiara torna mercoledì prossimo. Ciao a tutti, ciao, buona fate serata, bravi, ciao, ciao. RCM 104 Web Radio, la tua pubblicità.